Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video recensione. Io sono Gabriele. E io sono Stefano. Abbiamo qui una fantastica scatola, una mystery box, giusto? Sì, che proviene dal sito collectorcorps.com e noi ci siamo iscritti appunto per ricevere questi box. Esattamente. Ci sono due modi per iscriversi a questo sito. Sì, due abbonamenti. L'Hero Program, che sarebbe quello il premium, chiamiamolo così, in cui pagando anticipatamente per 12 mesi, quindi per la quota annuale, si ricevono 6 di questi box. Noi invece abbiamo fatto l'abbonamento, quello diciamo minore, quello da Barboni, dove paghiamo ogni bimestre una quota e scegliamo se ricevere o no questi box. Questo mese chi è che c'era? Questo mese, come potete osservare con i vostri occhietti, c'era Deadpool, appunto. Esatto, e questo mese siamo un po' più precisi perché questa è la box di febbraio, a noi ci è arrivata tipo 40 giorni dopo, è stata una gestazione un po' lunga. Esatto. E quindi adesso andiamo a recensirla. Già la scatola si presenta con il faccione di Deadpool, sì, esatto, nella sopra. Parte superiore, quindi dai, io sono curioso di vedere cosa c'è dentro. Anch'io, quindi cominciamo ad aprire. Procediamo. Allora, qui c'è una linguetta, diciamo, tira qui. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Beh, già allora la parte interna con quelle col che fumetto, sono le vignette. Esatto. Le vignette di un di un Deadpool violento, come è lui. Solitamente, solitamente. E qua abbiamo già due spillette. Esatto. Qui abbiamo due spillette, questa è una spilla. Anzi, più una spilletta. Sì, una spilla più classica, diciamo, che si può attaccare allo zaino, alla maglietta, e qui invece abbiamo una toppa che si può cucire allo zaino o appunto a un'altra maglietta. Diciamo che questa è più definitiva se viene cucita, mentre questa è rimovibile. Quella è usa e getta, esatto. Praticamente. Poi si va avanti e abbiamo una maglietta. Maglietta con un Deadpool in versione gialla, gialla e blu. Direi che la fattura possiamo estrarla. Estraiamo. Così intanto che tu fai vedere cosa c'è dentro, io mostro nel frattempo la maglietta. Questa è la maglietta. Nella sua pia, esatto. Tac, lasciamola qua così, anzi così. Poi qui abbiamo, credo che sia un comics, questo. Esatto, è un comics, ovviamente sempre di Deadpool perché il tema è Deadpool. E mentre sullo sfondo c'è un cartonato che però non so cosa sia. Ah, non aprire! C'è un no, praticamente serve per tenere rigido il, Okay. il fumetto. Ok, per evitare che si rovini. Tra l'altro Deadpool ultimamente è uscito alla ribalta grazie al film, esatto, che è uscito poco tempo fa, circa un mese fa. Ed è un personaggio, diciamo, recente, perché è uscito fuori dalle righe, molto fuori dalle righe. Esatto, a me piace moltissimo, a me piace moltissimo. Quindi maglietta, fumetto. Poi abbiamo un fantastico pupazzo della serie della Funko. Questa è della serie Pop e questo è veramente molto bello perché, tra l'altro, se non sbaglio, sì, ha un piedistallo trasparente. Sì, perché sta saltando. Esatto. Qui si vede, cioè non si vede molto bene da vicino forse. Dopo lo estraiamo. Lui sta saltando, quindi il piedistallo lo tiene sollevato di un po'. E questo è veramente molto 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 bello. Poi vai avanti tu. Vai. Guarda, all'interno abbiamo un pupazzetto della serie Moppets o Moppets, la Morbido, di come lo vogliamo nominare, con un Deadpool in versione, diciamo, reverse, non è rosso e nero, sì, ma è nero e rosso. Esatto. Esatto. Qua. È un peluche sostanzialmente. E poi, per ultimo, per finire, questa è un personaggio della serie Dorbs, che sono sempre i personaggi, in questo caso dei fumetti della Marvel, oppure delle varie serie televisive in versione, diciamo, più tondeggiante. Sì, esatto. Adorabile, infatti Dorz dovrebbe significare adorabile. Ho più, diciamo, maggiori proporzioni, la testa meno grande questa. Esatto, e qua è nella versione cowboy con un cappello appunto tale. E tutti questi prodotti che troverete se appunto vi abbonerete alla Collector Corp saranno esclusivi, nel senso che non si potranno trovare da nessuna parte. Esatto. Questa è la figata. Esatto, non si possono trovare in un qualunque negozio che vende, diciamo, fumettistica o oggetti da collezione, ma unicamente sul sito che prima vi abbiamo detto e che poi troverete nella descrizione. Esatto, infatti la Funko, per quanto riguarda i Pop e i Dorks, produce esclusivamente per il Collector Corp questa tipologia di prodotti.
quindi sia la maglietta e ad esempio in quel caso anche la Marvel, che produce una serie di fumetti dedicate esclusivamente per i collector corps. Esatto. Andiamo a vedere nel dettaglio fuori dalla scatola il Deadpool? Assolutamente. Facciamo. Ecco qua in versione Exposition i Deadpool, in versione Dorps, Pop e Muppets, la maglietta ovviamente che li fa da tappeto con il comics. Ad esempio, tra tutto questo, sì, tu cosa preferisci? Mi piace molto questo qui vestito da cowboy, con il suo cavallino nella mano sinistra, è abbastanza... Sì, è molto molto simpatico. Sì, è veramente carino. Che tra l'altro ti devo dire, io non vado pazzo per le figure dei Dorps, però questa è veramente, sì, è veramente carina. Tra tutte le varie versioni di Deadpool che abbiamo trovato all'interno del box, a me quella che piace di meno è la versione Muppets, ma così, ma un gusto, sì, personale. Sì, sì. Ah, è carino comunque, la versione peluche, perché è morbido e magari può piacere meno ai puristi che preferiscono... Sì, comunque devo dire che questo collector corps dedicato a Deadpool è veramente valido. È veramente ricco soprattutto, c'ha dentro tante cose. E poi rispetto a quello precedente dei Guardiani della Galassia, che era veramente inguardabile, sì, infatti, questo, diciamo, hanno fatto un salto di qualità ritornando verso gli standard normali dei collector corps. Veramente ben fatto e quindi super consigliato. Nella descrizione, come ho già detto, troverete il sito sul quale potrete registrarvi per cercare di ottenere una di queste scatole, e quindi se siete appassionati di Deadpool o di qualunque altro fumetto ne vale la pena. Bene ragazzi, questo era tutto, l'unboxing l'abbiamo completato, speriamo che vi sia piaciuto e che vi abbia incuriosito, almeno quanto incuriosito noi, questo pacchetto e queste modalità, diciamo, di acquisizione. E quindi ci vediamo per la prossima recensione e ricordiamo che se i nostri utenti, i nostri iscritti avranno qualche richiesta da fare, la possono fare appunto scrivendoci tramite il nostro canale YouTube. Esatto. Ok. Alla prossima ragazzi. Ciao. Ciao ciao.